Allora, buonasera a tutti, sono molto contento di essere qua con voi. Mi rendo conto che il buonasera l'ho detto urlando, perché è l'inizio del webinar. Sono corso per essere qua in tempo. Abbiamo già fatto un'intervista molto, molto seguita sul nostro gruppo Facebook Psicologi e Psicoterapeuti in Italia, che è andata appunto molto bene. E che ha interessato tutti, e quindi immagino che la maggior parte di voi, insomma, l'abbia potuta vedere in anticipo. E Leslie ci ha già anticipato appunto di quante cose ci parlerà. Quindi ci saranno anche dei video. Sono veramente molto contento perché diamo a tutti voi e poi anche a tutti quelli che compreranno la registrazione di questi due live webinar. Questo è appunto il primo. Diamo la possibilità di seguire il padre fondatore dell'Emotion Focus Therapy direttamente da casa, ed è una cosa, secondo me, eccezionale, di cui abbiamo assolutamente bisogno. Quindi grazie, grazie veramente, grazie anche a tutti voi, perché vedo sempre nomi conosciuti. Grazie per essere qua con noi. Grazie anche a Eleonora Mani, che è qui come nella gran parte dei nostri webinar, e che tradurrà per noi, che è la nostra interprete, ma come dico sempre anche la responsabile per i corsi, per tutto ciò che riguarda i corsi internazionali. Quindi grazie. E grazie anche a Laura Beccia, che è sempre qua con noi, che è appunto una delle altre due socie di ISC International, che è online, che segue con noi. Bene, direi di non prendere altro tempo, di iniziare. So, I am delighted to have Professor Leslie Greenberg with us today. He is a real legend in the field of psychotherapy, and he is the developer of EFT, Emotion Focus Therapy. And with Leslie, we did an interview on Facebook, which has been seen by many, many people. And so during that interview, Leslie sort of anticipated what he will elaborate during today's webinar. And we will also see videos. He will share videos with us. And I'm really glad, because I think that providing you with the opportunity to attend these two webinars with this legend, with the developer of EFT, is an incredible opportunity. And I think we really need this in this moment. And I would, of course, I would like to thank the participants. I would like to thank Eleonora and Laura Beccia, my business partner, for being here. And I would like to start right now. Thank you. So we have a lot of material to cover. It's the first time we're doing this, so there'll be a few points along the way of technical difficulties, I'm sure. But this is an introduction to emotion-focused therapy. We start off with the basic interpersonal style. And we'll see later how important this is, that there's a combination of following and leading. Some therapies are non-directive, following. Others are directive, manual guided. We have an integration of both styles. And so the first part, following, involves presence and empathic attunement. So the therapist has to be very present in the moment. It's a way of being. And we see here we developed a scale of therapeutic presence. But essentially, being present means being completely in the moment. You see if the look on the face changes, you see if the eye mists over before there is crying. You're in your own body, but you're also attending to the nonverbals. So you're very much in the moment. And as well, you keep your finger on the client's emotional pulse moment by moment. So this is very moment by moment, very close form of following.
The second component. Maybe I should stop you, Les, to translation. Sorry. I forgot about the translation. No, it's okay. It's okay. I just wanted to make sure that participants follow us easily. Allora, grazie a tutti, abbiamo tanto materiale da vedere oggi, questo è il nostro primo webinar, temo che magari a un certo punto possano esserci delle difficoltà tecniche, speriamo di no, però vedremo insomma. Questa è un'introduzione all'IFT e l'IFT presenta uno stile fondamentalmente interpersonale e il primo aspetto su cui mi vorrei focalizzare è che è una terapia che combina due diversi elementi, seguire e condurre, quindi ci sono delle terapie che tendono a essere più direttive, altre meno direttive. L'IFT è un'integrazione di entrambi gli approcci. Inoltre, un aspetto fondamentale dell'IFT è la presenza terapeutica, ossia il terapeuta deve essere completamente nel momento presente, deve essere presente nella sua totalità e è stata anche realizzata una scala per valutare la presenza del terapeuta, ma ciò che è importante sottolineare è che il terapeuta deve essere presente momento per momento e questo significa che si deve focalizzare su qualsiasi cambiamento relativo al volto del cliente, allo sguardo del cliente, deve essere attento al corpo e a tutti i segnali non verbali anche del cliente. Quindi possiamo dire in un qualche modo che il terapeuta nell'IFT deve tastare il polso emotivo del cliente momento per momento. So as well as this following, we also guiding. And now that means essentially we guide the type of emotional process that's going on in the moment. Oltre a seguire, all'interno dell'IFT guidiamo. E che cosa significa guidiamo? Significa che guidiamo una serie di processi emotivi che hanno luogo nel momento presente. So the first type of guiding is almost moment by moment, where I, by reflecting on a deep level of my client's experience, it guides the client toward their bodily felt sense. La prima forma di questo approccio incentrato sul guidare il cliente riguarda una guida momento per momento. Quindi che cosa significa? Significa che il terapeuta riflette l'esperienza del cliente su un livello molto profondo e questo permette di indirizzare il cliente, di portarlo a focalizzarsi sulla sua esperienza corporea, su quella che percepisce come la sua esperienza corporea. So clients can talk in what we call three landscapes, in the landscape of action, in the landscape of meaning, and in the landscape of feeling. Il cliente può parlare su quelli che definiamo tre paesaggi diversi. Può parlare all'interno del paesaggio dell'azione, all'interno del paesaggio del significato o all'interno del paesaggio relativo ai sentimenti. So in the landscape of action they talk about what happened. In the landscape of meaning they talk about, they reflect on things to give it meaning. And in the landscape of feeling, they refer to their bodily felt experience. Questo riguarda l'ambito relativo a all'azione, il paziente ci dice che cosa è accaduto. Per quanto riguarda invece il paesaggio, l'ambito relativo al significato, il paziente riflette sull'esperienza vissuta per attribuire un significato. Per quanto riguarda infine l'ambito relativo al sentimento e alle sensazioni, il cliente entra in contatto con l'esperienza avvertita e percepita a livello corporeo. So clients generally come in and talk about what happened. They sometimes go to what it means, but the main talk is what happens. The therapist in an emotion-focused perspective needs to focus on what it felt like. So we shift the client from talking about what happened to what it feels like.
Solitamente il cliente, nel momento in cui entra nello studio terapeutico, parla, ci parla di quello che è accaduto, a volte ci parla di quello che secondo lui è il significato rispetto a ciò che è accaduto, ma principalmente ci racconta cosa è successo. All'interno della EFT il terapeuta si focalizza su come si è sentito il cliente nel vivo una determinata esperienza, quindi c'è uno spostamento dal portare il cliente a parlare unicamente dell'esperienza vissuta al focalizzarci invece su come è stato per lui vivere una determinata esperienza. So we have shown that if the client is talking about what happened and the therapist responds with what it felt like, the client is 8 times more likely to move to talking about what it felt like. So we have this influence on their manner of emotional processing. Abbiamo osservato che se il cliente ci parla di cosa è accaduto e invece il terapeuta si focalizza su come il cliente si è sentito nel vivere quella determinata esperienza, la probabilità che il cliente a sua volta faccia lo stesso e quindi si concentri su ciò che ha sentito aumenta di 8 volte. Perciò è stato dimostrato che il terapeuta ha una capacità di influenzare il cliente in tal senso e di influenzare i suoi processi emotivi. So if the client says, I saw my ex-boyfriend yesterday in the store, and when I saw him, I just ran away so that he wouldn't see me. If the therapist responds to what happened, the client is 8 times more likely to carry on talking about what happened. And if the therapist says, so when you saw him, you just ran away, the client is 8 times more likely to carry on saying, yes, I ran home and I called my friends, staying in the landscape of what happened. Se per esempio il cliente ci racconta, ieri ho incontrato il mio ex ragazzo, la cliente ci racconta, ieri ho incontrato il mio ex ragazzo in un negozio e sono scappata via perché non volevo incrociarlo, ecco, se il terapeuta risponde a questo focalizzandosi su ciò che è accaduto, la probabilità che il cliente continui a parlare di ciò che è accaduto aumenta di 8 volte, e questo significa che se il terapeuta si concentra unicamente su ciò che è accaduto, magari il cliente risponderà sì e poi sono corsa via e sono tornata a casa e ho chiamato un'amica, per esempio. But if the therapist responds in the internal frame of reference and says something like, so I imagine you just felt these butterflies in your stomach and you blushed in your face and you just wanted to hide, the client is 8 times more likely to start referring to their internal experience. So we influence or we guide moment by moment. Se invece il terapeuta risponde al racconto di questo episodio concentrandosi sulla dimensione interiore e magari dice alla cliente, beh, immagino che al vedere il tuo ex tu abbia sentito le farfalle nello stomaco, magari sei arrossita, magari hai provato l'impulso di nasconderti, a quel punto aumenta di 8 volte la probabilità che il cliente continui a parlare della propria esperienza interiore. Quindi in qualche modo il terapeuta può influenzare il cliente momento per momento. So the following component involves a way of being in the therapist. You're present in the moment. The leading component involves a type of doing. And the first doing is moment by moment guiding the processing. Innanzitutto dobbiamo parlare di un modo di essere all'interno della terapia, quindi di questa presenza del terapeuta momento per momento. Quindi l'aspetto relativo al guidare il paziente si riferisce all'agire, l'agire si riferisce al guidare i processi del cliente momento per momento. But in addition to moment by moment guiding, there's a more active form of guiding, because we have defined a number of problem states that people enter into in the session, which we have specific kinds of methods
with which we intervene at those states. Oltre a questa dimensione relativa al guidare il cliente momento per momento, la guida del terapeuta può essere anche più attiva, perché abbiamo identificato tutta una serie di stati problematici all'interno dei quali il cliente entra durante la seduta terapeutica. Perciò abbiamo sviluppato tutta una serie di metodi per lavorare su questi stati problematici. So we talk about markers, which are the state the clients enter a particular state, and that state is a marker of a particular problem, and it's an opportunity for particular kinds of interventions. So we have markers and interventions. Parliamo di marker, di indicatori. L'indicatore che cos'è? Corrisponde al momento in cui il cliente entra in un determinato stato, quindi il marker o l'indicatore ci rivela la presenza di uno stato, di un problema, di uno stato problematico, e ci dà l'opportunità di utilizzare degli interventi specifici. So there are markers of self-criticism. When a person enters a self-critical state, there are markers of unfinished business, where people have unresolved feelings towards a significant other. Abbiamo dei marker relativi all'autocritica, quindi il cliente quando entra in uno stato di autocritica, il marker è quello relativo appunto all'autocritica. Oppure abbiamo marker relativi a questioni irrisolte, ossia la presenza di sentimenti irrisolti che il cliente ha nei confronti di un altro significativo. So there's a marker, a particular intervention that fits for that marker. This intervention leads to a particular kind of change process. And if the client goes through the change process, it leads to a particular kind of resolution or end state. Quindi abbiamo un determinato marker o indicatore, adesso segue l'intervento attuato dal terapeuta che sia conforme a quel marker, e l'utilizzo dell'intervento porta a un processo di cambiamento che, se avviene, permette di raggiungere una risoluzione o uno stato finale. So we can think of this whole approach as being islands of work on different markers in an ocean of an empathic relationship. Quindi possiamo concepire il nostro lavoro come un lavoro su isole rappresentate dai marker all'interno di un oceano di empatia. And we have defined 6 to 8 main markers and interventions. One of them is focusing on an unclear feeling. Abbiamo identificato dai 6 agli 8 marker principali e relativi interventi. Uno riguarda il focusing, che è un intervento che viene utilizzato quando siamo in presenza di un sentimento non chiaro. The aim is to deepen emotional experience and eventually be able to symbolize the experience in words. Focusing è quello di rendere più profonda l'esperienza e simboleggiare l'esperienza attraverso le parole. So we have a marker, an intervention, a particular process, and an end state. Quindi abbiamo un marker a cui segue l'utilizzo di un determinato intervento che determina l'innescarsi di un processo e che porta a uno stato finale. Each intervention has a manual to guide the therapist in what they do. Ogni intervento presenta delle indicazioni chiare che permettono al terapeuta di essere guidato nell'utilizzare appunto quel determinato intervento. Some of the most powerful interventions involve chair dialogues, and there are different kinds of markers. Alcuni degli interventi più potenti sono quelli relativi al lavoro con le sedie, ovviamente che viene personalizzato in funzione del marker. As I've said, we have a self-critical or self-evaluative split,
where two parts of the self are put in dialogue, in a two-chair dialogue. Se abbiamo quello di cui parlavo prima, quindi abbiamo un marker relativo all'autocritica e quindi una scissione autovalutativa, utilizziamo un dialogo con le due sedie per creare un dialogo tra le due parti del sé. There's a marker of self-interruption or blocking of feelings. It has a different type of two-chair dialogue. There's unfinished business with significant others, where we talk to the other in an empty chair. These are all different kinds of interventions. Se abbiamo un marker relativo all'autointerruzione o relativo a sentimenti bloccati, utilizziamo un altro tipo di dialogo con le sedie, utilizziamo l'enactment con le due sedie, mentre se sono presenti questioni in sospeso, utilizziamo il dialogo con la sedia vuota in cui il cliente si riferisce all'altro significativo all'interno di questo intervento. Quindi questi sono tutti interventi diversi. All of these processes are research based. We've done research showing that when clients go through these particular processes, it leads to change. Tutti questi processi sono basati su delle ricerche che abbiamo condotto. Abbiamo condotto numerose ricerche che hanno dimostrato che quando il paziente è in grado di attraversare questo processo, è possibile giungere a un cambiamento. Today in this workshop, at the end, I will focus on two-chair dialogues. Oggi, durante questo webinar, parlerò anche del dialogo con le due sedie. Yeah, the one part of the self is critical or evaluative of the other part of the self. Quindi il dialogo che utilizziamo quando una parte del sé ha un atteggiamento critico o svalutante nei confronti dell'altra. And we have studied and shown that there's a particular process shown by this diagram. I won't go into it, but it starts off with a harsh critic to get an emotional reaction. E ci sono tutta una serie di studi che hanno dimostrato come funziona esattamente questo processo, il processo che vedete descritto all'interno del diagramma che vi sto mostrando. Non voglio entrare eccessivamente in merito, però questo processo permette di passare da delle critiche molto dure, molto severe, a una reazione emotiva nel cliente. So, we have islands of work on particular tasks in an ocean of an empathic relationship. Quindi abbiamo delle isole su cui lavorare relative a determinati compiti all'interno di un oceano costituito dalla relazione terapeutica empatica. Now, in the push all over the world for evidence-based treatment, it's important to know that the emotion-focused therapy has an evidence base. Vista la tendenza generale ad andare sempre più nella direzione di trattamenti basati sulle evidenze, vorrei sottolineare che la EFT è di fatto un trattamento evidence-based. EFT has been shown to be effective for depression, for complex trauma, for couples distress. La EFT si è rivelata efficace nel trattamento della depressione, del trauma complesso, dei problemi di coppia. In one study, it was shown to be equally effective to CBT, cognitive behavior therapy, in reducing symptoms, but more effective than CBT in reducing interpersonal problems. All'interno di un particolare studio, la EFT si è dimostrata efficace tanto quanto la TCC, quindi la terapia cognitivo-comportamentale, in termini di riduzione dei sintomi, ma si è dimostrata più efficace della TCC nel ridurre i problemi interpersonali. It's also been shown to be highly effective in preventing relapse in depression. Si è anche mostrata molto efficace nel prevenire le ricadute nell'ambito del trattamento della depressione. Evidence on childhood abuse, on anxiety, eating disorders, interpersonal problems. Inoltre ci sono
un numero crescente di evidenze che confermano l'efficacia dell'EFT rispetto a problemi connessi a maltrattamenti, abusi infantili, disturbi d'ansia, disturbi alimentari o problemi interpersonali. But what's more important than outcome effectiveness research is understanding the process of change. E la cosa più importante rispetto all'efficacia dell'outcome è comprendere il processo di cambiamento. And so what we have shown is that when there's moderate to high aroused emotions that are deeply experienced and reflected on in order to make narrative sense in the context of a good relationship, this predicts outcome. Quindi quello che abbiamo rilevato è che la capacità di esperire profondamente, di riflettere sulle emozioni attivate con un livello, diciamo, da moderato a significativo per attribuire significato alla narrazione nel contesto di una buona relazione, ecco, questo predice l'outcome terapeutico. Now this is important because we have demonstrated what the process of change is, not just that we have effects, but what process is needed to get the effect. È un aspetto importante perché abbiamo dimostrato come si svolge il processo di cambiamento, quindi non ci siamo focalizzati unicamente sugli effetti, ma sul processo necessario per arrivare a determinati effetti. And so this gives us a basic empirical support for a theory of emotional change. E questo quindi ci dà un supporto empirico di base per una teoria relativa al cambiamento emozionale. And our theory is that if you can watch my hands, if you can see my hands, what we want to do is activate emotion and reflect on it to make sense of it. Quindi quello che vogliamo fare all'interno della nostra teoria è attivare l'emozione, se guardate appunto la mia mano ve lo sto mostrando, riflettere l'emozione per poterle dare un senso, attribuire un senso. So this is different to a cathartic theory, which is get rid of your emotions. Quindi questa teoria è in opposizione a un approccio più catartico, quindi ha un approccio relativo allo sbarazzarsi dell'emozione. It's different from a regulation or modification theory, which is down-regulate emotion. È diversa quindi da una teoria basata sulla regolazione o sul modificare l'emozione, che è un approccio basato sulla down-regulation, quindi sull'attenuare l'emozione. It's also different from an acceptance-based theory of emotion, that we just need to accept emotion. È anche diversa da una teoria dell'emozione basata sull'accettazione, quindi dal fatto che semplicemente dobbiamo accettare le nostre emozioni. We want to activate emotion, we do accept it, but then we also want to reflect on it to make meaning. And we want to introduce a new emotion to change the old emotion. Quindi quello che vogliamo fare è attivare l'emozione, certamente anche arrivare ad accettare l'emozione, ma anche riflettere sull'emozione per poterle attribuire un significato e alla fine sostituire la vecchia emozione con un'emozione nuova, diversa. So, we have shown that it's not only accepting emotion, but also that there are sequences of emotion that lead to change. Abbiamo dimostrato che non si tratta soltanto di accettare l'emozione, ma che esistono delle sequenze specifiche di emozioni che determinano un cambiamento. So I will go into this later, but essentially working with emotion involves understanding a sequence that you
get to one emotion, but then you bring in another emotion. And that key process is that one emotion changes another emotion. Ne parlerò in maggiore dettaglio dopo, ovviamente, ma l'aspetto che vorrei sottolineare è che lavorare sulle emozioni implica comprendere che esiste una sequenza specifica di emozioni. Quando arriviamo a un'emozione e poi vogliamo farne subentrare un'altra, dobbiamo comprendere che esiste un processo fondamentale che ci permette di sostituire un'emozione con un'altra emozione. So a key principle is that the best way to change emotion is with another emotion. Il principio chiave è quindi il seguente: il modo migliore per cambiare l'emozione è sostituirla con un'altra emozione. So, to summarize now, our global approach, our global task is to approach feeling. Quindi per sintetizzare, il nostro compito globale è quello di affrontare, di avvicinarci ai sentimenti. But people are very afraid of their feelings. Here are some statements of real clients. I'm afraid if I start crying I'll never stop, and so on. Ma i clienti temono i propri sentimenti, sono spaventati da essi e nella slide vedete delle frasi riferite da clienti veri e propri, ve ne leggo una: temo che se iniziassi a piangere non la finirei più, e così via. There's a fundamental human frailty that people are afraid that if they feel their emotions they will become overwhelmed and will be unable to cope. So people who have painful emotions are afraid that their emotions will, that they will drown in their emotions. Gli esseri umani presentano una fragilità fondamentale, ossia il fatto di temere la possibilità di sentire, di percepire le proprie emozioni, perché hanno il timore che le loro emozioni potrebbero sopraffarli, potrebbero travolgerli. Quindi le persone che vivono delle emozioni dolorose sono spaventate che, sentendole, potrebbero affogare all'interno di esse. We want to help clients be comfortable with and explore their emotions. Vogliamo quindi che i clienti si sentano a proprio agio nell'esplorare, nell'analizzare le loro emozioni. To find what's valuable and important in their emotions. Per trovare quindi gli aspetti preziosi all'interno delle loro emozioni. But people are afraid they will drown. Ma le persone temono di poter affogare. So now we have to understand something about emotion. This will be theoretical. Adesso dobbiamo comprendere meglio l'emozione e ci sarà una parte un pochino teorica. The first thing to understand is that emotions are fundamentally adaptive. They help us to survive. La prima cosa da comprendere è che le emozioni sono fondamentalmente adattive, quindi ci aiutano a sopravvivere. So emotions tell us what is personally important to us. And whether things are going our way, they give us information. Quindi le emozioni ci dicono cos'è importante a livello personale e se le cose stanno andando come vorremmo. Quindi ci danno delle informazioni. They help us survive by providing us with rapid action tendencies. Ci aiutano a sopravvivere permettendoci di rilasciare rapidamente delle tendenze all'azione. They include needs. I don't just feel sad, I feel sad because I am not getting the closeness I need. Includono al loro interno dei bisogni, quindi io dico non soltanto mi sento triste, ma mi sento triste perché non ottengo la vicinanza di cui avrei bisogno.
So emotions give us information. They are meanings in and of themselves. Le emozioni ci danno delle informazioni, includono un significato al loro interno. People often ask about the words in English, affect, emotion, feelings. They're all used interchangeably, but it's helpful to think of affect as the trunk and roots of the tree of emotion. Emotion are the branches, and feelings are the much more differentiated cognitive emotional feelings. Quanto riguarda la terminologia, molto spesso si tende a intercambiare stati affettivi, emozioni, sentimenti, però vorrei fare una differenziazione. Gli stati affettivi o affects in inglese corrispondono al tronco, alle radici dell'albero. Le emozioni, quindi emotions in inglese, sono i rami dell'albero, mentre i sentimenti, feelings in inglese, sono le foglie, quindi sono dei sentimenti molto più differenziati a livello cognitivo e a livello emozionale. So essentially, emotion is a multi-component phenomenon. That's why it's taken so long to understand emotion. Quindi sostanzialmente l'emozione è un fenomeno contraddistinto da molteplici componenti ed è per questa ragione che ci è voluto così tanto tempo per comprendere l'emozione. Most fundamentally, emotion is an action tendency. Fear organizes me for flight. Anger, I puff up and defend my boundaries. Fondamentalmente l'emozione può essere definita come una tendenza all'azione. Quindi, per esempio, la paura ha come tendenza all'azione la fuga, l'istinto di fuggire. La rabbia ha come tendenza all'azione la difesa dei nostri confini. Emotion is our primary meaning system, the face of a human being for an infant has meaning. You show it a mask with eyes and ears and nose, and the infant smiles. Emotion is a pattern recognition meaning system. L'emozione è inoltre un sistema primario relativo al significato, quindi per esempio per un bambino piccolo il riconoscimento del volto di una persona è un significato. Se mostriamo a un bambino piccolo una maschera che abbia gli occhi, il naso e la bocca, il bambino sorride perché riconosce e attribuisce significato alla maschera intendendola come volto. Quindi l'emozione possiamo definirla come un pattern di riconoscimento e un pattern di significato. My fear tells me there's a threat. My sadness tells me I've lost something. It does this very quickly and it does it through my body. La mia paura mi dice, per esempio, che è presente una minaccia. La tristezza mi dice che ho perso qualcosa. E tutto questo avviene rapidamente e avviene a livello corporeo. In addition, emotion is my primary signaling system. The cry of the infant communicates to the caretaker that there is a need. Inoltre l'emozione è un sistema primario di segnalazione. Per esempio, il pianto del bambino è un modo per far comprendere al caretaker che c'è un bisogno insoddisfatto. So it's been shown that emotions produce a very rapid reaction. Quindi è stato dimostrato che l'emozione genera una reazione molto rapida. So if I'm walking through the forest and I see a snake, the information goes through the hypothalamus to my amygdala, which reacts rapidly with fight, flight or fear, or freeze.
Quindi se per esempio io mi trovo a camminare in un bosco e improvvisamente vedo un serpente, l'informazione viene trasmessa dall'ipotalamo all'amigdala molto rapidamente. L'amigdala attiva una reazione di tipo attacco, fuga, congelamento. If you can see even by the length of the path that the information gets to the amygdala before it gets to my visual cortex, which is where I see the snake. Quindi, come vedete dall'immagine, l'informazione arriva molto più rapidamente all'amigdala di quanto non arrivi alla corteccia visiva, che è la parte del cervello che mi permette di vedere che c'è un serpente. So I react with fight, flight or freeze before I ever actually consciously see the snake. Io reagisco utilizzando una risposta di attacco, fuga, congelamento ancora prima di vedere a livello consapevole e conscio il serpente. So my emotion gives me action tendency and it gives me information before I'm consciously aware of what it is out there. Quindi l'emozione mi permette il rilascio di una tendenza all'azione, permette la circolazione dell'informazione ancor prima che il soggetto entri in uno stato di consapevolezza cosciente. But now not only does emotion give me a rapid amygdala reaction, if you look at this diagram, the amygdala also signals forward to the rest of my brain information that there's danger out there. So the emotion system sends a message to the rest of the brain. Quindi non soltanto l'emozione mi permette di reagire rapidamente, quindi attraverso l'attivazione dell'amigdala, ma l'amigdala invia a sua volta un segnale al resto del cervello, facendo circolare l'informazione relativa alla presenza di un pericolo all'esterno. Perciò il sistema dell'emozione invia un messaggio alle diverse parti del cervello. So by the time I see the snake out there, my prefrontal cortex has already been organized by the emotion system to analyze for danger. Quindi prima che io riesca concretamente a vedere il serpente, la mia corteccia visiva è già stata organizzata dal sistema emotivo ed è già stata attivata e resa più pronta a reagire alla presenza di un pericolo. If my brain wasn't organized to analyze for danger, I would look at the snake and approach it with, can I eat it? Can I make love to it? Can I play with it? All those would be dangerous to my health. Se il nostro cervello non fosse organizzato in modo tale da analizzare, scansionare la presenza di pericoli, nel momento in cui mi trovo davanti a un serpente potrei pensare, posso mangiarlo, posso giocarci, posso farci l'amore, tutti comportamenti che ovviamente sarebbero estremamente pericolosi per la salute dell'essere umano. So this demonstrates that emotion influences our thinking, decision making. Emotion sets problems for reason to solve. Quindi questo dimostra che l'emozione influenza il nostro modo di pensare, il nostro processo decisionale e in qualche modo crea dei problemi che sta poi alla ragione risolvere. So cognition works in the service of affect. Perciò la cognizione opera al servizio degli stati affettivi. So we can summarize all of this by understanding that nothing is urgent or important in life until it's brought to our attention by affect. Quindi possiamo sintetizzare tutto quello che abbiamo detto finora dicendo che niente nella vita è importante o urgente a meno che finché non è portato alla nostra attenzione da uno stato affettivo. Each of the 7 to 9 innate affects can be thought of as a kind of a spotlight that turns on to show us what needs cognition.
ognuno dei 7-9 stati affettivi innati potrebbe essere considerato come un fascio di luce che si sposta per indicarci ciò che richiede il ricorso alla cognizione. So it's like fear turns on in blue, anger turns on in red, and they tell us what kind of cognition we need in this situation. Quindi è come se la paura in qualche modo attivasse un fascio luminoso blu, la rabbia attivasse un fascio luminoso rosso e in qualche modo ci dicessero quali cognizioni dobbiamo attivare in un determinato momento. So from this we see that emotion is our primary means of processing. Da questo possiamo dedurre che l'emozione è uno strumento primario di elaborazione. We come into the world with 7 to 9 basic psychoaffective motor programs that help us to survive. Quindi veniamo al mondo con 7-9 sistemi psicoaffettivi che ci permettono di sopravvivere più facilmente. But now as we develop, we start developing internal mental structures based on emotion. And these we call the emotion scheme. Ma nel corso dello sviluppo iniziamo a sviluppare una serie di strutture mentali interiori basate sull'emozione e queste strutture danno luogo a quelli che possiamo definire schemi emotivi. We can think of the scheme as an internal model, a network of neurons, but it differs from a cognitive scheme in that it's an action and experience producing structure. Possiamo definire lo schema emotivo come un modello interiore, una rete di neuroni, ma è uno schema diverso da quello cognitivo perché è strettamente legato all'azione ed è in grado di generare una determinata esperienza. So an emotion scheme is a network of different components linked together. Quindi uno schema emotivo è una rete creata da diverse componenti che si uniscono insieme. Whereas a cognitive scheme, a la cognitive therapy, is a belief, I'm worthless, or I'm going to fail. Mentre uno schema cognitivo è strettamente connesso alla credenza, quindi la convinzione, per esempio, di essere un fallimento, di essere una nullità. An emotion scheme is not something in language, it's an internal network built from emotional experience. Uno schema emotivo invece va al di là del linguaggio, si tratta di una rete, di una struttura interiore basata sull'esperienza emotiva. So it's really an emotion schematic memory. Quindi possiamo parlare di memoria schematica relativa all'emozione. And this consists of something like, let's say I have an emotion scheme of fear developed from my relationship with my mother, fear of failing. Vi faccio un esempio per spiegarvi meglio. Ammettiamo che io abbia uno schema emotivo di paura che ho sviluppato a causa della relazione con mia madre e abbia uno schema, per esempio, legato al fallimento. So this scheme includes a visual image of my mother's face in the context of where it occurred. Questo schema quindi include una serie di immagini visive del volto di mia madre all'interno del contesto specifico in cui le interazioni hanno avuto luogo. Let's say the child is engaged in this activity of putting round blocks in round holes. Now it's usually done on an iPad. Ammettiamo invece che il bambino si trovi a fare questa attività che ultimamente si svolge attraverso l'iPad di collocare dei tondi in dei buchi, tondi e così via, di incastrare delle forme. The child puts the round block in a square hole.
se il, ammettiamo che il bambino metta la forma rotonda in un contenitore quadrato. The mother, if she's frustrated, she pulls a face of contempt. No, that's wrong. La madre quindi mostra frustrazione per questo errore del bambino e fa una faccia che mostra il suo sdegno, il suo essere contrariata al fatto che il bambino ha sbagliato. She pushes the child's arm to the right place and the child feels the agitation. Invita il bambino a mettere la forma al posto giusto e il bambino in questo modo avverte l'agitazione. The child now, from its natural emotion system, has a sensation, a feeling of dropping in the stomach. The heart rate goes up, the breathing changes. All these are represented in the brain as a beginning of a memory. A quel punto si attiva il sistema emotivo del bambino e il bambino inizia a percepire tutta una serie di sensazioni a livello fisico, sente un senso di costrizione a livello dello stomaco, la respirazione diventa più rapida e tutto questo è rappresentato all'interno del suo cervello come l'inizio di una determinata memoria, di un determinato ricordo. So all this is encoded in an emotion schematic memory. And as the child develops, or later in life, as language develops, we add the cognitive component. I'm going to fail an expectation. Quindi tutto questo va a codificare, va a creare quello di cui parlavo prima, quindi questo ricordo schematico legato all'emozione e man mano che il bambino crescerà e diventerà un adulto e quindi integrerà la sua esperienza, la parte relativa al linguaggio, attiverà tutta una serie di cognizioni rispetto al fallimento, alla sua incapacità di raggiungere un determinato risultato. But the belief does not create the experience. The experience is there in the body, in the network. The belief is just a symbolization in language of the experience. Ma la credenza, la convinzione non crea l'esperienza. L'esperienza è strettamente connessa alla dimensione corporea, mentre la convinzione o la credenza è semplicemente una forma di simbolizzazione dell'esperienza attraverso il linguaggio. So this becomes our target of therapeutic change. We want to change these emotion schemes so that you no longer react with this sinking feeling in the stomach, the increased heart rate. We no longer react with the painful or negative emotion to situation. Quindi questo diventa il nostro obiettivo in termini di cambiamento terapeutico. Vogliamo cambiare questi schemi emotivi per evitare che il cliente abbia una reazione relativa a magari questa sensazione di costrizione a livello dello stomaco, il battito cardiaco che diventa sempre più accelerato e che non reagisca attivando determinate emozioni negative o dolorose in una determinata situazione. So the scheme is a network of neurons. And neuroscience has told us that we get these networks that form, but that networks and pathways can change. Quindi gli schemi emotivi sono delle reti di neuroni e la neuroscienza ci dice che queste reti di neuroni sono questi e i percorsi, quindi le reti e i percorsi neurali sono costituiti, ma al tempo stesso possono cambiare. The majority of these networks emerge in the first 3 years. So the child is an emotional being, pre-linguistic, and they are forming schemes based on their emotional experience.
La maggior parte di questi schemi emergono nei primi 3 anni di vita, quindi potremmo definire il bambino come un essere emozionale, un essere emotivo prelinguistico che forma questi schemi emotivi a partire dalle esperienze emotive che vive. So here is a picture of an actual network in the brain. In questa immagine vedete una vera e propria rete neurale presente all'interno del cervello. So if we look at this, I don't know if you can see my cursor, but I'm looking at a cluster of neurons, and let's say that forms an emotion scheme of sadness. Quindi non so se vedete, stavo indicando con il mouse un cluster di neuroni e immaginiamo che questo cluster di neuroni corrisponda a uno schema emotivo relativo alla tristezza. In therapy, it's a emotion scheme and the person feels sad. Quando attiviamo in terapia questo schema emotivo, la persona si sente triste. But look at what happens in the emotion system. When this is activated, it potentiates or increases the activation of another set of neurons because they're all interconnected. Ma vediamo che cosa accade in termini di sistema dell'emozione. L'attivazione dello schema emotivo di tristezza in realtà va a potenziare l'attivazione di altri neuroni. Perché? Perché tutti i neuroni sono interconnessi. And so if this is an emotion schematic memory of violation and anger, then if there's sadness, anger will soon follow because it's been activated by the previous emotion. Quindi se ammettiamo che quest'altro cluster che vi indicavo rappresenti un ricordo schematico relativo alla rabbia, se è presente uno schema emotivo di tristezza, l'attivazione dello schema emotivo della rabbia seguirà immediatamente perché si basa sull'attivazione di emozioni precedenti. So if in this person we activate sadness, anger won't be far behind. It will follow in a sequence. Quindi se in questa persona andiamo ad attivare lo schema della tristezza, la rabbia non tarderà molto ad essere attivata perché seguirà l'attivazione della tristezza all'interno di una stessa sequenza. There's not a thought that mediates between the sadness and the anger. The one follows another because the law of emotion is one thing follows another. Quindi possiamo dire che la legge dell'emozione si basa sulle sequenze, sul fatto che una cosa segua immediatamente l'altra, quindi non c'è una mediazione tra la rabbia e la tristezza. So if I want to work with your emotional process, I need to activate your emotion in order to see how it unfolds, what its sequences are. Quindi se io intendo lavorare con i processi emotivi del cliente, ho bisogno innanzitutto di attivare l'emozione per vedere in che modo si manifesta e per capire quali sono le sequenze relative a quella determinata emozione. We don't talk about your emotions, we actually have to activate your emotions and see what happens. Non parliamo delle emozioni del cliente, andiamo ad attivarle e vediamo concretamente che cosa accade. So if we just look here at the picture of the actual brain development of networks, we see at birth there are hardly any interconnected neurons. Quindi osserviamo questa slide che ci mostra la formazione delle diverse reti neurali. Vediamo che al momento della nascita ci sono ancora pochi neuroni collegati gli uni agli altri. By 15 months we've started to develop lots of emotion schemes or interconnections. And by 36 months when we develop language, we have even more intricate schemes.
Dopo 15 mesi vediamo che emergono tutta una serie di interconnessioni, quindi si formano gli schemi emotivi, mentre a 36 mesi, una volta che il bambino è in grado di inserisce la dimensione relativa al linguaggio, vediamo che queste interconnessioni divengono sempre più intricate. So, an emotion scheme is a representation, an internal representation of our lived emotional experience in life. Quindi gli schemi emotivi rappresentano internamente le esperienze emotive che viviamo all'interno della nostra vita. Later in life, it incorporates our conceptual learnings in language, our beliefs. But our beliefs are not the basis of the scheme. Our lived experience is the basis. Successivamente, nel corso dello sviluppo, gli schemi emotivi includono al loro interno anche le credenze, quindi il frutto dell'apprendimento concettuale della persona, ma le credenze non sono la base dello schema emotivo. La base dello schema emotivo è l'esperienza vissuta dalla persona. So now to move to another level, just to look at how we view functioning. We see people as having two basic systems, an affect system, which is pre-symbolic, and affect regulation is a core motive. Quindi adesso andiamo a parlare del funzionamento in modo più specifico. Riteniamo che le persone abbiano due sistemi di base diversi. Il primo è il sistema affettivo, che è un sistema presimbolico, e la regolazione affettiva è la motivazione di base. An affect regulation here doesn't mean down regulation. It means the organism is always trying to have the emotions